non era una morte improvvisa, aveva comunque mal di cuore da un po' di tempo e per questo sento che ha finito la sua vita in ospedale, piano piano si spegneva, ha aperto che aveva dei flebi, cioè non stava bene, parlava anche che le mancava un po' fiato. Sì. Mi dispiace, ma però qui papà con grandissimo amore, mi dispiace che ho dato il ricordo di quell'ultimo momento quando non stava bene, però veramente era una persona di buon cuore, infatti mi fa vedere questo cuore che purtroppo lo ha tradito perché lo volevo dare tanto di sé a molte persone. In particolar modo, non so se ti dava qualche soprannome o qualcosa, sì, perché ci teneva tantissimo questo vostro rapporto, eravate con padre e figlio, ma eravate inseparabili, era una cosa molto bella e per questo capisco il tuo dolore, mi dispiace che ti è arrivato così forte, però io non sento dolore, sento amore e tanti ricordi di tutto quello che avete passato insieme. Sei stato tu con lui in ospedale? Sei andato dopo, però quando era ancora in ospedale? Stavo lì perché mi fa vedere proprio quel posto che era l'ultimo vostro saluto dove siete stati. Ti mando un grandissimo abbraccio, molto fiero di te. Ho detto ti volevo vedere proprio così da grande. Allora, e ti ringrazio molto per i ricordi che hai. Hai ancora la sua foto, non lo so, da in qualche posto molto visibile. Cioè, qualsiasi persona che entra in casa magari vede subito la sua foto, come almeno mi fa vedere un posto visibile, sì. Ti ringrazio per questi ricordi, perché questo gli dà la forza, una forza bellissima. Perciò un grandissimo abbraccio da parte del papà. Sento qui anche un amore grande.